c'è qualcuno che ricorda due edizioni della corrida nella festa dell'Ottavario? In che anno, Biagio? Due anni fa. Poi non c'è stata data più la possibilità di farla perché qualcuno molto gratuitamente ha detto che non faceva parte della tradizione dell'Ottavario. Siamo pienamente d'accordo. Neanche gli eventi musicali allora fanno parte della tradizione dell'Ottavario, quindi non dovevamo fare niente musica se non banda e processione. La corrida, devo dire, devo spendere qualche parola a favore di questa, non perché l'abbiamo organizzata noi, l'abbiamo voluta e organizzata noi, ma perché la corrida è un divertimento così semplice e genuino che non costa neanche tanto. Il service comunque lo mettevamo per le altre manifestazioni, si pagava soltanto qualcosa per la SIAE, il resto era tutto gratis, anche le sedie su cui avete all'epoca seduto e su cui sedete anche stasera. Quindi era un divertimento così semplice che faceva divertire, che fa divertire sia chi partecipa, i concorrenti, e sia il pubblico che assiste. Non ce l'ha dato più la possibilità di farla, allontaniamoci dal monitor perché sennò i fischi aumentano. Non ci hanno dato più la possibilità di farla, quest'anno invece nell'ambito della festa della Madonna del Monte Carmelo il priore ha espresso questa intenzione e mi sono subito messo a sua disposizione. Il risultato che vedete è questo, ma ne vedrete delle belle a partire da questo momento. Vi spiego un po' come andranno le cose. Sicuramente avete avuto già modo di assistere a qualche trasmissione televisiva della corrida, appunto, e di sapere un po' grosso modo come vanno le cose. Ci saranno dei concorrenti che si esibiranno su questo palco, principalmente, o non direi principalmente, quasi esclusivamente sono canzoni, quindi il semaforo è lì alla mia sinistra. Guardate come si accende il semaforo. Ci sarà il rosso durante l'esibizione, ad un certo punto dell'esibizione scatterà il giallo, quando il segnale, il semaforo sarà verde, potrete dare sfogo all'indice di gradimento, che mi auguro sia davvero positivo per tutti quanti, perché in genere alla corrida partecipa gente che fa divertire, stonata, intonata, più o meno preparata. Invece devo dire che stasera è una corrida che somiglia ad un festival di Sanremo, di Castrocaro, perché veramente c'è gente che sa cantare. E poi sentirete. E sono tutti di Ruvo, quindi non Ruvo, tutti, non tutti. C'è qualcuno che viene da fuori. Quando li presenteremo capiremo un po', ma comunque c'è qualcuno che davvero canterà bene. Quindi i fischietti che state ricevendo funzionano? Funzionano i fischietti, sì, ok, benissimo. Ma non usate solo i fischietti, usate anche le mani per applaudire se la esibizione è di vostro gradimento, va bene? Fischietto in bocca e mani con l'applauso. Poi facciamo una prova. Faremo delle prove generali. Vi parlo ancora dell'organizzazione di questa serata. Ci sarà, come in tutte le esibizioni, è una gara, ma non direi una gara, è una serata giusto per divertirci, per dare uno stimolo ai partecipanti. Abbiamo messo a disposizione tre targhe, saranno date i primi tre classificati, a tutti gli altri comunque sarà consegnato un attestato di partecipazione. Ci sarà una corrida che sarà composta da cinque elementi, una giuria, ognuno, ci sarà la giuria, chiedo scusa, composta da cinque elementi, quattro, una per ogni confraternita, e poi ci sarà il presidente che penso sarà neutrale a tutto. Il numero dispari dovrebbe garantire il voto. Quindi allora, abbiamo sia un giudizio tecnico espresso dalla giuria, sia un giudizio popolare che è quello benissimo che esprimerete voi. Il pubblico gradirà, non gradirà, e di questo terranno conto nella giuria. Intanto passo ad elencarvi quelli che hanno permesso l'organizzazione di questa serata, giustamente. L'impresa edile Costruzioni Tedone, l'Unipol Assicurazioni, la Ruvese Onoranze Funebri, Edilizia Montaruli, Arte Floreale di Roberto Prisciandaro, Green Technic di Nicola Campanale, le piante che vedete qui sotto al palco intorno sono di Nicola Campanale Green Technic, CA Arredamenti di Andrea Campanale,
E ringraziamo anche Edil Progresso, nella signora Ippolita Cantatore, ma il suo consorte è quello che ha dato una mano ad allestire tutto il palco che vedete, amplificazioni e luci comprese. E poi vorrei ringraziare il priore e Don Salvatore, ovviamente l'abbiamo già fatto. Don Salvatore, se vuoi dire qualcosa per questa cosa canora. Ha già espresso il suo parere. Va bene. Facciamo un applauso quindi per tutti questi sponsor che hanno reso possibile questa serata. Grazie, bravissimi. Così vi voglio vedere caldi, 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 come quella, come la temperatura della serata. Chiamiamo la giuria? Sì. Allora, la giuria dov'è? Non conosco i loro, cioè, o meglio, conosco i loro nomi, ma non so chi sono e chi è stato designato a far parte della giuria. Fanno parte, perché quindi poi si sono scambiati un po' i ruoli. Arciconfraternita. Confraternita. Prima, secondo componente di ogni confraternita. Allora, sono i componenti delle amministrazioni delle confraternite. Prima, secondo componente. Quindi la signora Lobascio Antonella della Purificazione Addolorata. Purificazione Addolorata, prego. Prego, signora. Poi abbiamo Michele. Michele? Torturo. Purgatorio. Purgatorio. Il secondo membro della giuria. Poi procediamo con il terzo membro della giuria. Armando Luigi, buonasera a tutti. Confraternita? Confraternita del Carmine. È il nostro, gioca bene, in casa. Gioca in casa anche lui. Ma più che nostro, perché oggi, stasera, non è che sia la festa della confraternita, dell'arciconfraternita del Carmine. Io penso che sia la festa di un po' tutti i ruvesi, perché secondo me è la Madonna del Carmine che abbiamo spesso nel nostro parlare, nel nostro modo di dire. A chi non è mai capitato di dire, per una cosa eccezionale, per un evento un po' straordinario, di esclamare Madonna mai du Carmine? Penso un po' a tutti quanti, quindi diciamo che la festa di stasera, o meglio quella di ieri che si conclude stasera, è una festa di tutti quanti, della Madonna del Carmine. Manca il componente di San Rocco. Manca un componente di San Rocco. C'è qualcuno che appartiene a questa confraternita? Altrimenti ne nominiamo un altro velocemente. Confraternita San Rocco, è presente qualcuno? Nessuno. Allora, chiamiamo il presidente. Abbiamo il nostro trovato. Forza, quasi quasi. Avevamo proprio a portata di mano. Vincenzo Caldarola, titolare di Edil Progresso, oltre ad essere il manovale, l'operaio della situazione. Scusami se ti classifico così, ma è giusto per sottolineare l'opera che svolgi, che è davvero insostituibile. Vincenzo Caldarola, componente di San Rocco, che farà parte della giuria. Vuoi dire qualcosa? No, niente. Sono fiero che rappresento la mia confraternita. Bene. Benissimo. E noi ti ringraziamo per questo. Puoi prendere posto. E per ultimo, e non per importanza, presidente, ma per della presidente giuria, il professor Salvatore De Leo. Un applauso quindi al presidente di giuria. Un applauso a lui per tutti. Vuoi dire qualcosa, professor? Rien va più. Lavorate, ovviamente la giuria è una giuria tecnica di qualità, quindi organizzerà per bene, professore, tutti i criteri di valutazione che terranno conto anche del giudizio del pubblico, applausi o fischi o quant'altro. E quindi, ecco, loro si mettono già al lavoro. Abbiamo quasi 11 concorrenti, Biagio, se non sì, erro. 11 concorrenti. Iniziamo ad addentrarci nel contesto. La sigla della corrida, che sicuramente avete sentito durante i programmi televisivi. Eccola. È il passo doble della corrida. E con questa sigla invitiamo tutti i concorrenti alla prima apparizione sul palco. Antonio Paparella. Antonio Paparella, dov'è? Forza. Iniziate a scaldare i coperti e i fischietti, dai. Antonio, incoraggiamo Paparella, questi signori. Qua. Grande Antonio. Poi abbiamo l'altra concorrente, Rosalba De Bari. Rosalba De Bari, proveniente da Molfetta.
Avvicinatevi un po', avvicinatevi ad Antonio. Franco Catalano. Franco Catalano? Franco? Franco? Non è ancora arrivato, va bene. Lo chiamiamo dopo. Proseguiamo. Maria Russino, altra rappresentante del Gen di Sesso, sempre proveniente da Molfetta. E poi abbiamo Pino Fracchiolla. Eccolo qua, il nostro titolare della Pescheria San Giacomo. Procediamo. Poi abbiamo Rina Tedone. Forza Rina. Forza Rina, eccola qua. Stringetevi un po', stringetevi un po'. Vito Vinceo. Forza Vito, sempre presente nelle esibizioni Canore. Poi abbiamo Angelo Fracchiolla, il più giovane partecipante. Oh no, no, ce n'è un altro ancora più piccolino. Esatto. Sì, sì. E poi abbiamo Tiziana Iosca. Ecco anche Tiziana. Tiziana Iosca. Stringetti. Poi abbiamo Turturo Francesco, dovrebbe essere un bambino. Dov'è? È arrivato? Turturo Francesco? No. Oh. Rocco. Chiamiamo Rocco. Poi c'è Rocco. Forza Rocco. C'è Rocco? Rocco. E poi Francesca Di Biceglie. Francesca Di Biceglie presente? Arriveranno più tardi. Rocco non c'è, Francesca non c'è, Francesco Catalano non c'è, va bene. Ma c'è l'ultimo concorrente che è Barile Pietro. Barile Pietro, dove sei? Pietro. Pietro l'abbiamo visto. Pietro è venuto poco fa, si è affacciato, ho detto fra una mezz'ora, ma ne è passata pure di più di mezz'ora. Pietro, dove sei? Ovviamente Pietro. Si avvicineranno poi nel momento del loro turno, evidentemente. Ecco, va Pietro, bene. Accogliamo. Dov'è? Pure lui con un forte applauso. L'abbiamo trovato? Dov'è Pietro? Eccolo Pietro! Pietro Barile! Ebbene, i personaggi siamo al completo. Allora, vediamo di fare una prova. Fermi. Fermi con i fischietti. Al semaforo dobbiamo iniziare, allora, a fischiare. Eh? Attenti al semaforo. Il semaforo rosso è durante l'esibizione. Quindi niente. Ad un certo punto dell'esibizione, quasi verso la fine ovviamente, si accenderà il giallo. E vi preparate. Al verde date sfogo al vostro indice di gradimento. Proviamo prima con percussioni, fischietti e quant'altro. Forza tutti quanti! Bene, sì. Adesso posate gli strumenti a fiato e coperchi e vediamo di accogliere, o meglio, di salutare i partecipanti, perché ne vedremo uno per volta, con un grande applauso tutti quanti! Ovviamente. Benissimo. Tutti dovete partecipare. Benissimo. Così l'applausometro sale di più. Vedi queste lacrime che scendono, vogliono pian piano accarezzarti, ma sono soltanto cristalli di sale, ma sono caldi come il mio amore. Un bimbo forse piange perché ha fame, una madre forse piange quando prega, perché piango anch'io per te. Vedi, accompagniamo con le braccia queste lacrime che scendono. Una sembrano pubblico, bravi. Diamanti
senza volto. Tutti, tutti, tutti! Vorrei che cadessero nelle tue mani e poi teneramente le portassi al cuore. Forse qualcuno piange perché ha freddo, forse un soldato piange perché ha paura, ma io sto piangendo per amore, perché ti amo, io ti amo. Soldato piange perché ha paura, ma io sto piangendo per amore, perché ti amo, io ti amo, ti amo, io ti amo. Però devo dire, guardate le mani, bravissimi, bravo Antonio e bravo il pubblico che sta partecipando. Eccola qui, grande applauso, forza bravo. Signori, applauso e incoraggiamento, perché non è facile, volevo vedere qualcuno di voi qui sopra. Non è facile davvero, perché sentirsi attraverso delle casse amplificate è una sensazione un po' diversa. Non tutti hanno una padronanza di se stessi, tenere in mano un microfono ed esibirsi di fronte a un pubblico così numeroso. Brivido caldo, Mattia Bazzar. Vai Rosalba. Labirinti di cristalli blu, appare il mio.
ti sento tanto. Ritornello tutti insieme. Viaggia, la mente nei ricordi miei. Viaggia, viaggia, avvolta nella nostalgia di te. Come la luce di un diamante pazzo che resta per sempre dentro agli occhi, negli orizzonti e nei tramonti che vorrei. Tempo che non invecchia una fotografia. Allora, devo dire soltanto, visto che si è esibita Rosalba e che adesso si esibirà una sua amica, queste due signorine le ho reclutate qualche sera fa davanti al bar Sanremo, lì dove l'amico Angelo Anselmi in molte serate in estate fa karaoke. Russino, Maria Russino, sempre proveniente da Molfetta, un applauso signori. Maria ci canta una canzone insomma molto attuale, molto recente, proveniente da Amici, la cantante, indovinate chi è? Inizia con la E. Bravi, come siete preparati. E andiamo di bene in meglio, brivido caldo, e adesso di Emma, calore. Calore. Una tifoseria a parte hai, Maria. Te la sei portata da Molfetta? No, solo no. Per Emma, essenzialmente. Voglio vedere cosa succede se mondi la presa e mi lasci cadere. Voglio capire cosa sarebbe oltre le nuvole quando si cade. Solo il tempo di capire quanto grande è l'amore. Ora spegni la luce e vieni a dormire, che la notte più breve se restiamo insieme. Voglio sentire
pronti? Bravissima Marina. Pino ci canta La voce del silenzio. Mina. Quando volete dal pubblico potete anche cantare, perché fa piacere. Vero Pino? Sì. Pino non ridere. Che questa vai, è una vai. Cosa seria. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. E ho sentito nel silenzio una voce dentro a me. E tornar vive troppe cose che credevo morte ormai. Vorrei ritorna come un'ombra nei miei occhi, è quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce e improvvisamente accorgi che il silenzio ha il conto delle cose che hai perduto, e io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Per pensare tu lo sai, ma ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce e improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il conto delle cose che hai perduto, e io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Ecco Rina. Forza. Allora, dovete sapere, ecco, devo raccontare qualcosa a proposito, che il 2 propone un brano di Noemi, Vuoto a perdere. No, no. Cos'è? Quello che, no, le, no. Donne quello che le donne dicono. Non dicono, scusa, Fiorella, sì, abbiamo Noemi. Cambiato, chiedo scusa. No. Se vuoi anche tu, Rina, tanto sei abituata ad animare i campeggi, quindi alla fine andiamo con Fiorella Mannoi allora. Quello che le donne non dicono. Fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancanza.
e per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Vai con la ola. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Insieme siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose. Portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì, anche quando non parla, quando ci nascondiamo, camminiamo, ma potrai trovarci ancora qui. Corride ed esibizioni canore in genere. Buonasera Vito, emozionato o ormai abituato? Sì, no, sono sempre emozionato, insomma, il papà del fotografo, quindi insomma, anche. Emozionato anche per quello, no? Vito ci canta L'Istrione, versione di Renato Zero. Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavoli in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai in una stanza di tre muri, tengo il pubblico con me. Sull'orlo di un abisso scuro, col mio track e col mio beat, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la Senada
la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni cuscina che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più la parte che so già. Poi quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratevi voi, se le piche in città è un successo farò. Io sono un istrione e l'arte, l'arte sola è la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà, si vedrà. Con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho, in tono enfatico e discreto, versi in prosa vi dirò, con tenerezza e con furore, e mentre agli altri mentirò, fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero, solo un vero istrione è grande come me, ed io ne sono fiero. Voglio spendere due parole. Allora, questo pezzo l'ho sentito da Biagio e con Angelo Anselmi, sì, l'abbiamo perfezionato, no? Angelo ha 30 anni di esperienza, poi mercoledì compie 50 anni anche. Gli facciamo anche gli auguri ad Angelo. Angelo, grazie di tutto. Anche a te. Allora, devo dire, grazie Vito, sempre presente in queste cose. Io vagabondo dei Nomadi, avevo in mente di cantarvelo io alla fine, lo facciamo cantare da Luigi. Luigi, sei pronto? Sei pronto? Un applauso anche a Nicola, alla regia, Nicola Campanale. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sembra azzurra, non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile. Io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho,
sembrava la città. Ma un bimbo che ne sa, sembra azzurra, non può essere l'età. Poi una notte di settembre me ne andrai, il fuoco di un camino non è caldo come il sole del mattino. In la luvera casa mia e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono in tasca non ne ho, ma su me sono io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono in tasca non ne ho, ma la sua mi è rimasto io. Luigi, la ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, siamo in società, di noi ti puoi fidare. Potete fare anche un trenino se volete voi della comitiva, eh? Vuoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai? I migliori in questo campo siamo noi, è una ditta specializzata, fai potrate vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo dare indietro, non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Darci solo quattro monete e ci siamo con e la celebrità. Hey Luigi col bacino! Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se o poi te ne venirai. Un giro Luigi, un giro! Non capita tutti i giorni di avere due consulenti e i presari che ti fanno quattro per te. Rubese, visto che siamo in tema di comicità, il signor Prieto penso che sapete tutti la sua specialità, ormai a Ruvo lo conosciamo tutti, ma noi gliela facciamo rifare. Il signor Pietro Barile, dico bene, ci dirà tutte le fermate, tutte le stazioni che il treno fa da Bari a Milano. Perfetto. Quante volte l'hai preso questo treno? Una volta, due volte, già sai. Una sola volta hai imparato tutte le stazioni a memoria, per la miseria. Allora, Pietro Barile, Bari Milano, tutte le fermate. Prego. Grazie. Vai. Signore e signori, vi faccio ascoltare la Ferrovia dello Stato, linea Bari Milano. Anzi, io sono di Ruvo, come voi sapete, prendiamo da Ruvo. Ruvo, stazione di Ruvo, Terlizzi, Sovereto, Bitonto, Palese, Aeroporto, Brigata Bari, Bade Gaspri, Bari Francesco Crispi, Bari Quintino Sella, Bari Centrale. Passiamo alla Ferrovia dello Stato. Bari Centrale, stazione di Bari Centrale, Bari Parco Nord, Bari Palese, Palese Macchie, Bari Santo Spirito, Giovinazzo, Mazzetta, Biceglie, Rani, Barletta, stazione di Barletta. Quando dico due volte sono stazioni più grandi, più importanti. Thank you.
Andiamo avanti, dopo Barletta, Margherita di Savoia o Pantino, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Ortanova, Candida, Cerignola, Campagna, Incoronata, Foggia, stazione di Foggia. Abrigena, San Severo, San Salvo, Poggio Imperiale, Ribalta, Campomarino, Termoli, Vasto, San Vito Lanciano, Ortona, Francavilla a Mare, Pescara Porta Nuova, Pescara Centrale, stazioni di Pescara Centrale. Bravo! Monte Silvano, Giulia Nova, Ascoli Piceno, Pineta Piazza, Loreto, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Senigallia, Ancona, stazioni di Ancona. Falconara Marittima, Marotta, Fano, Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini, stazione di Rimini. Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Castel San Piero d'Arne, Castel Bolognese, Bologna San Lazzaro, Bologna Centrale, stazione di Bologna Centrale. Bologna è una stazione più grande d'Italia, possiamo andare in tutte le direzioni, da Bologna andiamo a Venezia, Bologna Centrale, Ferrara, Rovigo, Padova, Mestre, Santa Lucia, Venezia, stazione di Venezia. Ora diciamo che stiamo a Venezia, io da Venezia voglio andare a Milano, come si fa? Da Venezia indietro a Bologna, Venezia, Mestre, Santa Lucia, Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna Centrale. Siamo di nuovo a Bologna, da Bologna andiamo a Milano, Bologna Centrale, stazioni di Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Fiorenzuola, Piacenza, Casal Postellecco, Melegnano, Codogno, Lodi, Milano Rogoredo, Milano del Lambrate, Milano Centrale. Centrale, stazione di Milano Centrale, Milano Sesto San Giovanni, Milano Porta Garibaldi, Como, Monza, Domodossola, Basilea, Losanna, Ginevra, Bellinzona, Castro, andate in vetro a Zurigo! Okay. Grazie! Bravo Pietro di fallo vedere, Ferrovie fallo dello vedere, Stato Pietro, è un attestato di partecipazione alla corrida della Madonna del Monte Carmelo, prima edizione, grande Pietro. E qui, eccola. Un applauso per Tiziana. Tiziana che ci propone. Come saprei di Giorgio. Come saprei, Tiziana, prego. Saprei capire l'uomo che sei, come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi. Io ci arriverei nel profondo tuoi, emozionando
sempre più. Come saprei stupire l'uomo che sei quando stai lì e non sai che voli prendere. Come saprei richiamare gli occhi tuoi dei miei, emozionando sempre più nel mondo che solitudini ci dà. Perché non resti un po' con me, come saprei amarti io? Nessuno sa mai, come saprei riuscirci io, ancora non lo sai. Io ci metterò tutta l'anima che ho, quanta vita sei da vivere adesso. Come saprei anche lui si è portato la Clark. Antonella, scusami, ti devi dare il tuo microfono, sì. Abbiamo avuto un problemino tecnico. Angelo canta Generale, versione di Vasco Rossi. E in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati.
queste, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno che mi metto vuoto, è mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, fra due minuti quasi casa, quasi chiosa e quasi amore. Ebbene, siamo quasi arrivati alla fine, Biagio. Ci mancano solo due esibizioni. Rocco? Non c'è Rocco. Allora andiamo con Dublo. Francesco, sono tre. Sono tre. Ah, un'esibizione. Allora, che brano fate? Mi scappa la pipì. Ecco, al papà o al figlio? I nomi? Dipende. Dipende dai, dai casi, ecco. I nomi? Francesco. Marilu, Rocco. Ecco, Rocco, Marilu e Francesco. Allora, la famiglia mi scappa la pipì. Canta, mi scappa la pipì. Sa. Con i nostri chiari di luna, quando al cinema si va, il bambino mio si pensa, è un po' anche il suo papà, ma nel mio sul più bello, lui ti dice così. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Eleganti siamo qua, io, mia moglie ed il bambino, con gli sposi sempre là, al cambio dell'anello, lui mi dice così. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Non ne posso proprio più, io la faccio qui. Allora, non c'è fermento, col mio figlio sempre qua, ho giocato la schedina, la mia vita cambierà, ma al momento del rigore, lui mi dice così. Grazie. È venuto a iscriversi qualche minuto fa. Voleva cantare l'emozione.
Evidentemente si è emozionato e Giuseppe Caldarola, Angelo Anselmi sono andati tutti via, va bene. E allora abbiamo... Enzo, tu prepara lo schermo. La giuria nel frattempo si prepara con i verdetti finali. Intanto la giuria si mette all'opera. Ma la vuoi velocità normale, Biagio? Sì, sì. E ovviamente Biagio adesso tocca a te. Tocca a me. Giusto per dare il tempo alla giuria di esprimere il verdetto. Incontri dove la gente viaggia a telefonare, con dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore, per tutti nel Corriere della Sera. Perché ogni giorno viene sera, a volte un uomo è da solo, perché in testa strani tardi, perché ha paura del sesso, o per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo a o perché in un mondo falso è un uomo vero, io delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più, con nevrosie e gelosie, perché questa vita stende, e chi stesso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sono uomini soli nella sete d'avventura, perché hanno studiato da prete o per 20 anni di galera, e madri che non li hanno mai svezzati, per donne che li hanno divortati e persi, o solo perché sono dei diversi, Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Grazie, siamo pronti. Biagio, c'è un fuori gara. Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa. Ed allora solo oggi non fallevo più a guarirmi, ho paura a dirti che per te ora
ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come buono scoi, arginare il male, anche se non voglio, torno già a volare, le stesse azzurre. Dove vai quando poi resti sola, senza ali tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai per esempio, quasi spesso in quel letto così ampio, stalattiti sul soffitto dei giorni con lei, con la mia paura di che per te mi svegliai. Oramai tra di noi solo un passo, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come puoi. Arriva la macchina fotografica, che è più grande. Arriva. Foto ricordo per Luca. Nel 2011, Luca, ti sei espresso così bene su questo palco di Luogo di Puglia. Grazie. E procediamo con. Allora, gli altri io concorrenti. Inviterei tutti i concorrenti. Presidente, non lo sporcate il ghiacciolo. Foto ricordo, Giuseppe Di Geo, fotografo ufficiale. Vai, attenzione, sorriso. Attestato per il trio Tumulo. Ok, va bene. Ecco, in genere quando si canta si ha il microfono in mano, che si chiama gelato. Voi state ricordo anche per te. Attenzione. Beh, metto io vicino ad Angelo, dai. Grazie Angelo, stiamo consegnando gli attestati in modo casuale, non c'è un ordine di arrivo. I primi tre con Luigi, sì, certamente lo dobbiamo fare, perché è stata un'esibizione simpaticissima ed è stata davvero divertente, è vero? Una tripla esibizione. Rifategli un grosso applauso a Luigi. Un'esibizione che è durata 10 minuti, un quarto d'ora, tra due brani, I racconti del militare. Meno male che sono solo 3 mesi di militare, sennò sarebbe stata lunga. Grazie Luigi. Grazie Luigi. Grazie Rosalba. Una foto anche con lei.
se ce la facciamo con gli uomini, immaginiamo con le donne. Ecco, e ancora... Grazie Rosalba. L'attestato di partecipazione alla corrida per Maria Russino. Sempre da Molfetta con amore, Maria Russino. Grazie, Ruvo ti ha accolta con questo applauso. Grazie Maria. Un membro della giuria, prego, la foto, attestato. la foto, sì, veloce, sì, sì. Veloce. Ok. Continuiamo, grazie Maria. Rina Tedone. Rina Tedone, che aveva paura prima di esibirsi. Brava Rina, sei stata fantastica. Una foto con Rina, una foto per Rina con tutti. Grazie. E ora grazie, la Rina. Giuria viene avanti, prende le targhe. Un attimo, un attimo solo. Sì. Volevo prima di premiare i primi tre, lasciamo ancora un po' di tempo. Se la giornata è buona, si scende a bassa l'istruzione. Chi piange, chi sospira, chi marca vista, chi all'ospedale. Se non si va a mangiare, chi si rifiuta, si va in prigione. Se ti piace un bello, ti sogno sempre serenatina. Tu lo sai che la cinquina nemmeno un giorno mi fa passare. L'amore che io ti porto è molto grande, tu lo puoi dire. Mandami 100 lire che ogni giorno ti sposerò. E allora glielo facciamo un applauso. La nonna, questa centenne, neocentenne, si chiama Pasqua Boreale, vive a Ruvo ovviamente, e noi abbiamo qui il figlio. E consegniamo l'attestato anche a Pasqua. Francesco, dov'è? Francesco Fracchiolla? Dov'è? Era qui fino a qualche minuto fa. Arriva? Sì, sta arrivando. Forza Franco! Così porterà alla Forza alla nonnina. Eccolo. Allora, visto che abbiamo fatto partecipare indirettamente la nonna alla corrida, quando l'ho sentita cantare mi venne subito il pensiero. Per fortuna un'edizione della corrida l'abbiamo fatta e la nonna ne è stata protagonista, anche se a conclusione. Ma ci siamo lasciati questa chicca proprio per mettere la ciliegina sulla torta. Grazie Franco, vuoi dire qualcosa? Avere una mamma è la cosa più bella che esiste, più bella e più grande, non c'è cosa migliore della mamma. Sono emozionato, è più grande che può esistere. Grazie Franco, effettivamente si sente emozionato. Guardate, ci sono, io lavoro un po' a domicilio, ci sono certe volte dove si va a fatica a fare quei trattamenti perché non danno segno di miglioramento e diventa davvero pesante. A nonna Pasqua ci andavo molto volentieri, un po' perché aveva quella voglia di recuperare, un po' perché davvero era simpaticissima. Grazie nonna Pasqua, a Franco, sì, devo venire a trovarlo, promesso, a Franco l'attestato di partecipazione alla corrida da parte della confraternita del Carmine. Grazie Franco. Sì, un attimino prima di procedere alla premiazione finale, sono i quattro finalisti. Chiamerei qui al centro del palco il professor De Leo per presidente di giuria spendere qualche parolina a conclusione della manifestazione. E allora io non parlo ora in veste di giurato presidente, parlo come confratello del Carmine. Questa sera, dicevo ai nostri presentatori, l'arciconfraternita del Carmine può concludere i festeggiamenti in onore della sua patrona con grande senso di soddisfazione. Siete stati qui inchiodati sino alle 11 di sera. La qualcosa per Ruvo di Puglia è una cosa eccezionale. Quindi l'applauso va innanzitutto a voi. A voi come pubblico. Poi un altro applauso forte a questi eroi che hanno avuto il coraggio di esibirsi. Uè, muovetemi! Sono le 11, professore! Lo so,
la cena sarà, metterà più forza. Un ringraziamento alla nostra presentatrice Antonella. Grazie. Che ci segue ormai da qualche anno, sì, in queste iniziative. Iniziativa questa di stasera in particolare, che è in comunione tra l'Arciconfraternita del Carmine e il Comitato Feste Patronali. Monsieur le Président! Grazie. Il quale nel suo manifesto, senza tono polemico, alludeva a un qualcosa di manchevole. Beh, Presidente, iniziamo la nuova convention, la nuova iniziativa. Grazie. Sperando di sollevare queste sorti di nostro paese in tema anche di festività. E perché no? Non dobbiamo andare mica con il muso lungo. È così sì o no? L'entusiasmo si è visto stasera, quindi. Anche perché dovete sapere che un tempo la festa della Madonna del Carmine era pari a quella dell'Ottavario. Sì, un tempo la Madonna del Carmine si festeggiava molto ed era molto sentita, perché prima, ve lo dico io, non c'erano sindacati. Allora, quando si doveva licenziare un contadino o un pastore da Namassari, dicevano tinto la Santa Maria della Pau, perché alla Madonna del Carmine si cangia il patrio. E allora la gente pregava la Madonna per trovare lavoro. Assicurazioni, la rovesa, una ranze funebri. Ecco Michele, fategli un applauso perché non se lo merita. Non prendetelo a male, vedete. Dicevo, edilizia Montaruli, arte floreale, green technic di Nicola Campanale, CA Arredamenti di Andrea Campanale, il fotografo Dingeo. Sì, dei capelli impauriti. Gli si sono rizzati i capelli. Sì, sì, sì. Lui ha la carica elettrica. Sì, non sì. Si scarica mai. Poi ringraziamo Edil Progresso nella persona della titolare cantatore Ippolita, ma la rappresenta marito Vincenzo. Questo è tutto fare. Caldarola, il mio braccio destro. Poi chi altro c'è da ringraziare? Don Salvatore. Tutta l'amministrazione, comunale. Tutte le amministrazioni delle confraternite che hanno partecipato alla processione ieri. Qui abbiamo i rappresentanti delle confraternite. C'è un rappresentante per ogni confraternita, ce li abbiamo qui. Michele. Per il purgatorio. Per il purgatorio. La signora per San Domenico. Diciamo così. Maria Santissima Addolorata, Purificazione Addolorata. E poi il nostro confratello in nostra rappresentanza. E Vincenzo Caldarola per Opera Pia San Rocco. Quindi grazie a voi, anche se noi riusciamo a fare queste piccole feste. Grazie. E all'anno prossimo. Abbiamo il sindaco qui presente. Io vi ringrazio, saluto tutti i presenti. Mi devo complimentare con la confraternita del Carmine e il presidente delle feste patronali, Biagio Ribatti. Io ti ho ascoltato. Probabilmente l'anno prossimo alla festa dell'Ottavario ti facciamo cantare, perché sei stato bravo. Grazie. Ma ogni tanto mi ci metto. Non ti avevo mai ascoltato, quindi. Va bene, grazie. Sei stato veramente bravo. Grazie, ma grazie. Mi devo complimentare con tutti coloro i quali si sono cimentati a cantare e devo dire che eravate bravi. Certo, ci vuole coraggio, ma vi faccio i miei complimenti e auguri per ogni bene. Auguri a tutti e buona serata. Buona. Grazie sindaco. Paparella Antonio, quarto classificato. Fotografia con la giuria. Fatevi la foto insieme con la giuria. Con un uomo piange solo per amore. Mamma mia, che titolo. Ha aperto le gare stasera e ci ha sconvolti. Tutti quanti grazie, eravamo emozionati. Grazie Antonio. Grazie Antonio. Poi ok, e ora procediamo. Siamo sul podio. Ora siamo sul podio. E il podio. Al terzo posto si fa avanti per ricevere l'applauso del pubblico di Ruvo di Puglia, Fracchiolla Pino. Pino, terzo classificato. Foto ricordo per Pino. Giratevi. Ok, va bene. Ha consegnato il presidente di giuria di stasera. Al secondo posto e si fa avanti Tiziana Iosca con Come saprei di Giorgia. Gli
dopo vi faccio la foto insieme perché fa parte della mia parrocchia Tiziana. E infine, attenzione, e tutti quanti ci facciamo la foto qua tutti insieme, giuria e tutti quanti, il presidente premia Vito Digeo. Vito Digeo con l'istrione. Consegna la targa di partecipazione al sindaco. Grazie Vito per questa straordinaria interpretazione di stasera. Biagio, ci siamo divertiti tutti insieme. Io mi sono divertito. Una foto di saluto di gruppo. Grazie signori per questa partecipazione massiccia ed emozionata. Si vedeva che eravate tutti emozionati. Vi diamo appuntamento l'anno prossimo, Biagio. Sicuramente, vero priore? Ci risiamo l'anno prossimo? Facciamo un applauso quindi all'Arciconfraternita del Carmine. E con grazie questa manifestazione si chiudono quindi i festeggiamenti della Madonna del Carmelo. Grazie Antonella. Grazie Biagio, buonanotte a tutti. Alla prossima, grazie.